ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla con l'aggiornamento settimanale del cazzo come al solito. Ma l'unica cosa di buono è che ci hanno messo, secondo me, la macchina più bella del gioco e il glitch degli RP semi-massivo, ragazzi. Potremmo fare circa un livello al minuto, è una cosa pazzesca. Allora, raga, veicolo del podio del casino, vedete che c'è la Frankenstein. Vi ricordo che nel canale c'è anche il glitch per vincere sempre ciò che si vuole nella ruota, lo lascerò magari in descrizione. Dopodiché, raga, possiamo passare a LS Autoraduno, dove abbiamo la XS Sentinel, raga, i soliti veicoli del cavolo che ci ripropone Rockstar. A questo punto possiamo passare ai veicoli di prova, dove c'è la Penetrator, ragazzi. Poi abbiamo come veicolo di prova quest'altro veicolo che si chiama la Raiden, ragazzi, non vorrei sbagliare, sì, giusto. E a questo punto abbiamo la Gasser, la nostra Blade, raga, che ho anche fatto il forse droppato, non ricordo. Come veicolo del podio abbiamo questo qua, che non ricordo il nome, ragazzi, Taipan mi pare che si chiama. E a questo punto vi dico che per vincerlo dovete entrare, arrivare tra i primi tre nelle solite gare, ragazzi, clandestine. Adesso possiamo passare direttamente a Simeon, raga, dove troveremo la Lurker, dove abbiamo la Xanctus, dove abbiamo la RT3000, raga. E a questo punto abbiamo, secondo me, il veicolo più bello del gioco, perché ci hanno dato la possibilità di fare la modifica di Benny e sarà una bomba, ragazzi. Vi lascio il video in descrizione. A questo punto possiamo passare allo showroom nuovo, ragazzi, che sono le solite due macchine del cazzo che ci ripropongono niente di nuovo, solite cose. E a questo punto, con amarezza, vi posso anche dire che abbiamo le attività doppie e tripli solo sulla roba di Halloween, ragazzi, non hanno messo niente di nuovo. Quindi se andiamo sulla modalità competizione troviamo tutte le attività di Halloween con gli RP doppi. A questo punto, raga, una volta che vi ho fatto vedere le attività che non ce n'è, vi posso informare assolutamente: se avete bisogno di maxarvi l'arena, approfittatene, raga, perché è il periodo giusto. Abbiamo tutta l'arena in sconto, ragazzi, possiamo maxarla e comprarci tutti i piani e anche comprare l'arena stessa a prezzo scontatissimo, ragazzi. Ci sono anche dei veicoli in saldo se siete interessati a prenderveli, che sono quelli che stanno da Simeon. A questo punto possiamo passare, raga, a San Andreas. Ci abbiamo la Astron, che è in sconto, ragazzi. Dopodiché possiamo passare alla Will, prezzo scontato, veramente basso, 500.000 più la modifica di Benny, che si gira intorno al 1 milione più le varie modifiche, raga, per farla bella completa. 2 milioni ci teniamo larghi, basteranno. Quindi a questo punto, raga, non so cos'altro aggiungervi, a parte i soliti veicoli che andiamo a trovare, raga, su San Andreas e sull'altro sito leggendari. Io adesso non ve li sto a elencare perché mi fracasso le palle. L'importante è che voi sapete che ci sono dei veicoli in sconto e se vi piacciono ve li andate a cercare, ragazzi. Quindi io vi saluto, spero che il video vi sia stato d'aiuto, ragazzi. Scusatemi se mi sto impappinando, ma l'ho editato due volte sto video perché nella prima c'è stato un problema di editing e quindi non vedo l'ora di finire questo video. E niente, ragazzi, per oggi è tutto. Vi lascio in descrizione e alla fine i video che vi possono essere d'aiuto. E spada bam!